Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Avete presente quando si dice io questo video non lo volevo fare? E è la pura verità. Questo video non l'ho fatto ieri sera non perché volessi scappare, cosa che mi è anche stata detta su qualche social, ma semplicemente ieri sera, se avete visto le storie su Instagram, stavo allo Stadio Olimpico, perché vivo a Roma, non tifo da Roma, però degli amici mi avevano invitato a vedere Roma Monza. Dai, ci sono i biglietti, costa poco, vieni, siamo in curva nord, non sud, insomma, ammazzano, vieni a vedere la partita, dai, ho preso il biglietto, detto, vabbè, andiamo a vedere questa partita. Solo che poi guardo il telefono e dico, cazzo, mamma mia, gioca alle 6:30 e la Roma gioca alle 9 e... Sicché mi sono visto il primo tempo a casa, poi sono partito e mi sono visto il secondo tempo all'Olimpico, su da zona, al telefono, che dovevo fare. Quindi ovviamente per ovvi motivi non ho potuto fare il video. Ripeto, se avete visto le storie su Instagram, io ero lì, non ero da nessun'altra parte. È vero, come dico sempre, che fare le considerazioni il giorno dopo è un pochino più semplice. E forse però avrei un pochino di più da dirvi. La partita di ieri è stata una partita aberrante. E se vi ho detto contro l'Atalanta, che comunque era mezzo big match, che era calcio d'agosto, che comunque ci stava, quello che è successo ieri non ci sta per niente. Non mi vedete incazzato, ma probabilmente non lo sarei stato neanche ieri sera, perché quest'anno ho deciso di guardare meno la classifica e di concentrarmi di più sul Milan in campo, su come è il Milan. Cioè, a me essere passati da più 1 sull'Inter, da più 2 scusate, a meno 1 sinceramente non è che mi avesse fatto tanta differenza, soprattutto dopo 3 giornate. Cioè l'Inter per me dopo 3 giornate potrebbe anche essere più 5, che non mi fa né caldo né freddo, anche perché poi, ripeto, i cavalli si giudicano solo a lungo. Bastano 2 partite giocate male da una delle 2 squadre che la situazione potrebbe cambiare, quindi non è che sto tanto a guardare quello, soprattutto in questo periodo dell'anno. Però, come ho fatto contro l'Atalanta, critico molto la prestazione. E la critico soprattutto, faccio copia e incolla di quello che ho detto, dal centrocampo in su. Come vi ho già detto contro l'Atalanta, il Milan ha problemi davanti. Leao è forte, Leao è eterno, Leao è indispensabile. Ma Leao, anzi non solo Leao, qualsiasi giocatore che giochi in quel ruolo lì, di esterno sinistro, un 4-2-3-1, non può prendersi sulle spalle l'attacco intero di una squadra. Non può, perché non è umanamente possibile. Io posso capire una punta come Lewandowski, come Haaland, che gli dà la palla, loro va, salta in cielo, in cimitero, su per il culo, te la trasformano in gol. Lui è un esterno sinistro, gioca lì, se l'azione non passa da lui, se l'azione non lo riguarda, se non viene servito da compagni, e se i compagni non si posizionano bene, qualcuno soprattutto, quando lui ha la palla, Leao non, i miracoli te li fa, ma fino a un certo punto, se Leao arriva sul fondo, mette la palla in mezzo e la palla scivola, Leao non ha colpe su questa cosa. Perché quando andai all'Olimpico a vedere Lazio e Milan ad aprile, c'erano tanti milanisti che dicevano è scarso perché è egoista, sì, e Leao è molto egoista, come il suo compagno Hernandez, però a volte li capisco, li ho nel cuore, perché arrivano lì e non sanno che cazzo fare, perché i compagni spesso non li aiutano. Siamo arrivati con una formazione molto rimaneggiata e già lì la cosa mi puzzava alquanto, perché dopo è vero che comunque c'è da riposarsi per il derby, che qua è una partita che vale tanto, che va giocata bene non per questioni di classifica ma per questioni d'orgoglio, e soprattutto vincere il derby potrebbe anche psicologicamente dare un'alimentazione diversa alla nostra squadra. Quindi secondo me il derby serve anche per magari mettere un po' a sedere l'Inter, che ripeto, non sta facendo un grandissimo inizio di campionato. L'Inter vince perché ha giocato contro 2 neopromosse e una squadra che gli hanno tolto tutti, che è lo Spezia, che sta prendendo cazzi in culo dappertutto, quindi alla prima partita difficilotta sono andati in blackout, hanno anche perso Lukaku, quindi vi ripeto, l'Inter non sta facendo un grandissimo inizio di campionato, ha calendari invertiti. Probabilmente
loro avrebbero gli stessi punti che abbiamo noi adesso, e noi abbiamo gli stessi punti che hanno loro, anzi probabilmente qualcuno di più, perché non penso che la partita con la Lazio noi l'avremmo persa, poi mai dire mai, però questo è quello che mi sento di dire, quindi state rilassati su quel punto di vista lì, perché forse gli interisti, anche tolto quello che è successo l'anno scorso, sono più incazzati con la gestione della squadra che hanno rispetto a noi. Tornando un attimo indietro, ma anche reparto avanti. Giroud c'è a volte non c'è. Gli sono rotti Rebic e Origi. Quindi speriamo solo per questa partita. Tu non hai avuto alternative davanti. Metti Adli falso 9, sposti cazzo vuoi, diventa un pochino complicato. Brahim Diaz secondo me era da tenere in panchina tutta la partita, perché Brahim Diaz, ragazzi, quel che può sbagliare lo sbaglia. A me Brahim Diaz, ragazzi, è un giocatore che non mi è mai andato completamente a genio a livello tecnico, perché a livello umano tranquillissimo, solo che a livello tecnico è un giocatore che, tolto il derby di Torino l'anno scorso dove fece un assist per Giroud, Brahim Diaz sinceramente sarebbe probabilmente anche una terza scelta in questa squadra qui. E poi arriviamo al capitolo dolorosissimo, la fascia destra. Tolto l'infortunio di Florenzi, che sarà un infortunio veramente lungo, e preparatevi a patire, perché se si rompe anche Calabria si rimette Kalulu terzino. Comunque, vabbè, meglio di nulla. E mi preoccupa, ragazzi, io lo dico dal 2020, tutte le partite. E questa volta non mi stancherò mai di ripeterlo, che sulla fascia destra io mi chiedo come Maldini, dopo quasi 2 anni, non abbia aperto gli occhi. Prima Suso Castiglieco e non funziona. Poi Castiglieco Saelemaekers non funziona. Saelemaekers Messias non funziona. Paulino per qualcosa. Ci stanno tanti giocatori in Serie A che con 10-15 milioni ti arrivano a quel ruolo, perché Politano per 15 milioni ti ci arriva a quel ruolo, Lozano per 10-15 milioni ti ci arriva a quel ruolo lì. Tutti ostini a voler far giocare loro. Loro che vivono di mezze prestazioni e si guadagnano la gloria eterna. Esempio, Messias fa un gol, fa un assist, bravissimo. La partita dopo ovviamente la gioca di merda. Però aspetta, è meglio Saelemaekers. Allora metti Saelemaekers. Saelemaekers fa cacare, che palle, però era meglio Messias. Però Saelemaekers ti fa un mezzo assist, recupera un po' nel centrocampo, oh, però è meglio Saelemaekers. E allora la partita dopo prende 4, però è meglio Messias, allora viene messo Messias. Tutto così, tutto un cane che si morde la cazzo di coda, tutto, tutto. E come avete ben notato, che lo dico sempre anche in live, l'azione del Milan quando passa dalla fascia destra rallenta sempre. Messias sta tentando, ma Messias non capisco, non è un professionista, cioè lo è ce l'ha fatto diventare professionista, quindi certi errori li capisco, ma Saelemaekers, ragazzi, io non dico che sbagli apposta, perché sarebbe andare contro la mia squadra, però fa certi errori che io, cioè, non capisco. Cioè non capisco come un esterno destro del Milan, che è un ruolo delicato, nel calcio di oggi quello è un ruolo molto delicato, faccia delle cose aberranti così. Oltre al fallo da rigore, che già lì c'è, dopo il fallo da rigore, fossi stato Pioli, sarei andato in campo, l'avrei preso così per la maglia, l'avrei preso a schiaffi Saelemaekers, punto, proprio dritto, pom 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 pom, quanti ne avevo, quanti gliene davo. Quindi rigore causato da un attaccante vero Saelemaekers, certo, tutti gli attaccanti proprio lui. La squadra va in contropiede. È incredibile che magari sei 4 contro 2, la palla va a Saelemaekers, e come Saelemaekers stoppa la palla, diventa 4 contro 6. Ci avete notato, no, questa cosa? L'avete notata, ragazzi? No, perché l'ho notata? L'avete notato che quando la palla arriva a Saelemaekers, cioè 3-4 compagni si propongono, basta fare un filtrante, la dà indietro, la dà piano, la dà forte, la dà lunga, la dà corta, non la dà mai come la deve dare? Che Saelemaekers riesce a fare un passaggio quando non fa più di 2 tocchi? Ve ne siete resi conto? Forse sì, ve ne siete resi conto. Il problema è che non se n'è reso conto chi sta gestendo questa squadra. E questo è il problema. E questo è il grosso problema. Poi
formazione rimaneggiata e ovviamente poi hai pagato le conseguenze perché le pagate. E sei arrivato libero, NBA si gioca così così. E Sile Maker si gioca così così. E poi Popega ha giocato, secondo me è stato tra quelli che si sono salvati di questa prestazione. Kier, Kalulu e Tomori, sì, perché Kalulu è entrato. La difesa, diciamo, ecco, Popega tra pochi che si salva, anzi forse direi anche l'unico, dal centrocampo in poi insieme a Bennacer. Perché Diaz, Sanemakers, Leao, Giroud, De Ketter, che ha giocato 20 minuti, zero. Anzi, forse De Ketter fosse entrato 10 minuti prima, qualcosa di pericoloso avrebbe fatto. Questa partita va dedicata a Mike Maignan, perché quel rigore lì è vero, non l'ha calciato benissimo, perché sennò poi i tifosi delle altre squadre si altrano tantissimo. Non ha calciato un buon rigore, mezza altezza, mezzo centrale, mezzo no. Sei lì, se dovevi l'angolo, 9 volte su 10 la chiappi e Maignan la chiappata. Se no eravamo a raccontare tutt'altra storia, perché perde 1-0 sul calcio di rigore al decimo minuto sarebbe stato veramente duro da digerire. Quindi questa è stata la mia analisi. Miro del culo? Sì. Sì, miro del culo, sì. Miro del culo che l'Inter abbia vinto? No. Perché contro a Cremonese, se a Cremonese è ultima a 0 punti e l'Inter ci vince, non è niente di straordinario. Ecco, magari noi avessimo pareggiato con Sassuolo e l'Inter avesse vinto con la Juventus, mi sarebbe rosicato il culo. Però io avevo già messo in conto che l'Inter vincesse con la Cremonese, se no non sarebbe una squadra che è arrivata seconda. È vero che comunque il calcio è bello perché non sempre vince il più forte, però era praticamente logico che vincesse. Mi aspettavo forse una vittoria anche da parte nostra, o almeno magari non una vittoria ma una prestazione un pochino più brillante, ecco. E adesso per il derby sono dolori, perché se c'è una partita che l'Inter non vuole sbagliare, una partita per cui ce la vuol far pagare, è proprio questo. E quindi io so che l'Inter magari poi vince il derby e ne perde due di fila. No, non succede, però vabbè. Ma al derby l'Inter arriverà carichissimo e come sempre noi quando arriviamo al derby ci sono momenti di blackout e nei momenti di blackout una squadra come loro se ne approfitta. Quindi siamo molto molto attenti, che io per sabato sono molto preoccupato. Anche perché poi sopportali fino al prossimo derby, sopportali. Detto questo, grazie ragazzi, ci vediamo oggi, mercoledì, sì, quindi ci vediamo venerdì con GTA 4, programmazione del canale, ci vediamo sabato con la live reaction e post partita, ovviamente, di Inter Milan, anzi di Milan Inter, giustamente, e quindi ne approfitto già anche da questo video, perché so che qualcuno di voi lo guarderà, di controllare Twitch, perché Adri XXIX trattino basso però underscore vi aspetta su Twitch da più o meno le 6:15 di sabato pomeriggio per viverci la live insieme del derby. Ragazzi, grazie di tutto, da Adri bacione, adesso staccate la spina, fino a sabato pensate all'altro, fate d'altro, pensate alla figa, pensate a mangiare, pensate ad andare a fare una passeggiata, pensate alla PlayStation. E tranquilli, tranquilli. Ci si ripenserà sabato, ok? Fatevela passare perché se no non c'è altro rimedio. Sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia, siamo noi.